sicuramente ha avuto la vocazione della scoperta. E infatti l'album Magellano contiene tutte canzoni che parlano del concetto del viaggio. Il viaggio osservato ovviamente da angolazioni e da punti di vista differenti, parla della trasposizione dell'anima, dello spostarsi spirito e corpo verso qualcosa che ancora non si conosce. E poi contiene l'album, dico, contiene quella canzone, quella famosa canzone. Quella canzoncina. No, quella, sì. No, cioè, ma sì, sì, proprio quella. E certo, quella, sì. Ma cioè, quella che fa ballare grandi e piccini? Esatto. Quella. Cioè, quella che ha dato all'amico Fritz la popolarità, che tutti lo fermavano per strada per un autografo, per un selfie. Ma proprio quella. Cioè, proprio quella, quella, guarda. Quella che sì. Ha vinto Sanremo e anche 6 dischi di platino. Esattamente, sì, sì. Cioè, quella ispirata al libro di Desmond Morris, che parla anche di filosofia di karma. Ma precisamente, precisamente quella, quella. Mi dispiace, mai sentita. Ma come mai sentita? Mai sentita. Vabbè, allora, non l'ho mai sentita. Te la facciamo sentire. La farò ascoltare io. Essere o dover essere, il dubbio amletico, un temporaneo demoluogo.